stiamo? A Monterano! Le suggestive rovine di Monterano offrono al visitatore angoli di incomparabile fascino e intrigante bellezza. Lo scenario che si presenta sembra uscito da un canto dantesco, dove tra una fitta e intricata vegetazione, interrotta da ampi spazi, si stagliano le imponenti rovine dell'antico borgo. L'abitato di Monterano sorge a cavallo tra i Monti della Tolfa e i Monti Sabatini. Per questo si possono riscontrare delle emergenze di carattere calcareo-marmose tipiche dei Monti della Tolfa, che emergenze tufacee proprio tipiche dell'area sabatina. Questa è la capricciosissima fontana, caratterizzata dal leone che la sovrasta, del Palazzo Altieri. E ecco la famosa chiesa di San Rocco, caratterizzata dalla presenza di due cappelle, una a destra e una a sinistra. Molto famosa anche perché qui si celebravano solo atti illeciti e impuri. È di epoca etrusca e le uniche evidenze sono le tombe etrusche. Direzione Fontana Ciampino. Fontana. Siamo a Piazza Buonaventura e siamo di fronte alla bellissima fontana ottagonale e la facciata del palazzo. Che palazzo è? Ancora dobbiamo studiarlo. Gigi, che palazzo è? Il Palazzo Ducale. Qui ci troviamo davanti al famoso palazzo dove hanno girato il Marchese del Grillo con Alberto Sordi e Flavio Bucci. Un saluto dall'antica Monterano, Lavinia, com'è stata? Tutto molto bello, tutto molto vicino soprattutto, e, archi, chiese e fontane. Non vi dimenticate? Non vi dimenticate di andare alla Solfatara. No. No. Non vi dimenticate di andare a vedere i video sul nostro canale. Trips, travel blogger per passione. Oh. Iscrivetevi e ricordatevi di attivare la campanella. Viaggia sicuro con noi.